aspettando il vostro M, mentre il Baka-san sta aggiornando il suo diario di viaggio. Io credo che siamo ancora in treno, come potete vedere, e oggi siamo diretti in quel di Beppu, che viene paragonata alla Las Vegas. Il problema è che non è del gioco d'azzardo, ma del di Onsen, cioè delle terme. Noi andremo a vedere alcuni di questi onsen che si chiamano gli inferni. Chissà se qualcuno tornerà indietro dall'inferno. Baka, cosa ne dici? Tornerà qualcuno indietro? Mi sa anche a me. Io e il Baka-san siamo arrivati nel Kyushu, l'isola tra le più grandi del Giappone, situata più a sud, e abbiamo notato una cosa, che tutte le città giapponesi, da Tokyo fino qua a Kokura, da cui stiamo uscendo per andare a Beppu, sono praticamente identiche. Edifici alti, bassi, insomma sembra una mega periferia continua, mai ben identificata, vero Baka? Sì, adesso vedo se riesco a inquadrarvi qualche cosa, ma non credo. Finalmente io e il Baka-san siamo arrivati nel quartiere degli inferni. Proprio detto così, visto che dai tombini esce fuori aria calda continuamente. Quella alle mie spalle è una sorgente di acqua calda a 98 gradi. Io ne ho un bicchiere in mano e non so se tentare di berlo o meno. Ma la cosa più divertente invece è alle mie spalle, da questa parte, adesso vi faccio vedere un po' meglio, c'è la gente che si sta cucinando la roba con l'aria calda delle sorgenti termali. Proverò dopo forse a cuocermi due uova e vedere come vengono fuori. Ed ecco il primo degli otto, noi ne vedremo solo sei, lo Shiraike Jigoku, il primo inferno. Io e il Baka-san siamo all'Oniyama Jigoku. Si dice che la pressione che esce da questa sorgente termale possa smuovere una locomotrice di un treno. Impressionante anche il fatto che qui siano tenuti in cattività dei coccodrilli. Questo non mi piace per niente. Ebbene sì, il vostro M si sta facendo le inalazioni a gratis qua al Kamado Jigoku. Veniva usato questo qui per cucinare la roba. Qua potete vedere le pozze termali fangose che vengono fuori dove ci appoggiavano le cose. Qua, se riesco a farlo vedere, si può mettere i piedi a mollo nell'acqua. E l'ultimo pezzo, quello più bello e interessante, è un residuo di silicato, ci mette 70 anni a depositarsi, almeno così c'è scritto sul foglio. Il nostro M, dopo aver coraggiosamente rischiato immergendo i piedi all'interno di quelle vasche bollenti, i piedi stanno benissimo adesso, rischierà la propria vita mangiando un uovo. Quindi sale e... Siamo dentro lo Yama Jigoku, altri animali in cattività e non tutti piccoli, come quello che adesso vi inquadro. Ciao Ippo! Questo è lo Yama Jigoku, è sentito dal gorgoglio, è tutto il vapore che esce forma queste rocce calcaree. Siamo dentro a Lumi Jigoku, adesso ve lo faccio vedere. Come potete notare, qui stanno cucinando delle uova. Eccoci allo Nishibosu Jigoku,
l'ultimo dei sei inferni vicini, gli altri due sono un po' più lontani, a 1,5 km, dopo vedremo di raggiungerli. Intanto godetevi questo bel fango che ribolle dietro di me. E mentre il Bacasan sta sperperando i suoi yen in paccottiglia nel negozio qui a fianco, qua siamo al Chinoichi Jigoku, una bella posta rossa armata che fa caldo, tanto caldo. Eccolo lì alle mie spalle, l'ultimo degli inferni, il Tatsumaki Jigoku, è un geyser in stile Yellowstone, un po' più piccolino, però comunque molto bello. Anche oggi io e il Bacasan siamo arrivati a conclusione della giornata. Adesso siamo in un locale davanti alla stazione dei treni della JR, dove stiamo aspettando il nostro tempura, e domani andremo a Fukuoka e speriamo che sia una bella città. Il Bacasan vi saluta, a domani, ciao ciao.